Il Palazzo della Regione nell'area di Risulta si farà a poche ore dalla scadenza della ratifica dell'accordo di programma tra il Comune di Pescara e l'ente regionale. Arriva il sì del Consiglio Comunale. Una seduta straordinaria iniziata alle ore 20, andata avanti fino all'una, resa necessaria dopo il Consiglio andato deserto lo scorso 6 giugno e che aveva acceso un riflettore sulla possibile spaccatura del centrodestra. C'erano le Cassandre che parlavano di una spaccatura che in effetti non esisteva, tant'è che la delibera, credo più importante da 30 anni a questa parte per la città di Pescara, è stata approvata con una maggioranza pienissima, tutti compatti, perché tutti eravamo e siamo convinti che nell'area di Risulta si possa e si debba realizzare un edificio pubblico, ovviamente con caratteristiche di forte innovazione. Il progetto da 48 milioni di euro è concepito in un'ottica green, altamente tecnologica e con un parco da 6 ettari e mezzo. Un'operazione grandiosa che definisce il perimetro dei 13 ettari dell'area di Risulta, cioè 130.000 metri quadrati, di cui soltanto poco più di 5.000 occupati dalla costruzione della regione. Ieri notte in consiglio il sindaco Carlo Masci ha attaccato i 5 Stelle ripescando una mozione, un ordine del giorno e un articolo di giornale del 2022 in cui i grillini chiedevano la sede della regione proprio nell'area di Risulta. Qualche anno fa, infatti, quando cioè si paventava l'ipotesi di una privatizzazione per 20 anni dell'area di Risulta, della costruzione di residenze private nel cuore della nostra città, il Movimento 5 Stelle chiese di valutare le opzioni sul tavolo e verificare se c'erano possibilità in effetti di riuscire a mantenere una proprietà pubblica e un uso pubblico per l'area di Risulta attraverso la sede di Regione Abruzzo. Ho vissuto tanti consigli comunali, ha dichiarato il primo cittadino, anche quelli in cui maggioranza e opposizione riuscivano insieme a trovare soluzioni. Abbiamo un'opposizione che non fa che urlare, che strillare, che offendere, che accusare, quando invece dovremmo insieme decidere su determinate posizioni.